Buon pomeriggio a tutti. Aspettiamo che la classe si riempa. Siete tantissimi ad esservi iscritti. A questo webinar. E sono molto, insomma, contento perché si parlerà di digitale. E io mi presento, sono Paolo Giuliani e seguo all'interno della Raffaello tutta la produzione secolare dei contenuti digitali e in particolar modo la loro pubblicazione all'interno dell'app Raffaello Player. Sicuramente qualcuno di voi mi ha già così visto in altri webinar a fianco magari a Katia Buccelli nella scuola primaria, ma questo, ecco, diciamo che è un incontro un po' particolare perché ci, diciamo così, dedicheremo un po', insomma, alle dinamiche della scuola dell'infanzia, no? Quindi delle dinamiche che, insomma, non sono così, diciamo così, non importanti, ma meno complesse, no? Della scuola primaria, per non parlare della scuola secondaria di primo grado. Però comunque sono dinamiche, insomma, da conoscere a fondo, e anche se qua daremo una sorta di infarinata, no? Della strumentazione, dei servizi online esistenti nel web. Buonasera Franca Sardo, buonasera Fiorella Monti. Vi ricordo che avete la possibilità di intervenire utilizzando la chat, che io ogni tanto, all'interno della quale ogni tanto butterò l'occhio. Allora, risponda Manuela Ausilia De Gaspari. L'audio c'è e credo che sia un suo problema se non lo sente. Provi a controllare un po' le impostazioni dell'audio all'interno della sua postazione. Buonasera Laura, Maria, Antonella. Non si sente nulla. Io qua ho fatto dei test, abbiamo fatto anche dei test e sembra uscire tutto quanto e alcune colleghe, insomma, mi stanno dando conferma. Buonasera, io la sento. Provate a controllare, io sento, ok. Siete un fiume, aiuto. Non so se riuscirò a starvi dietro alla chat. Si sente, ok. Ripeto, provate a un po' vedere le impostazioni della gestione audio. Allora, vedo che il numero più o meno siamo lì. Io inizierei, insomma, un po' a fare delle presentazioni. La mia l'ho fatta. Non sarò solo a presentare, insomma, questo webinar. Io seguirò più l'aspetto tecnico, diciamo, ma a fianco a me ci sarà Marta Bartolucci che è, come immagino sappiate, insomma, oltre che un'insegnante, un'autrice e formatrice per la Raffaello. Abbiamo deciso di dividerci un po', diciamo così, il palinsesto, la scaletta degli argomenti di questo incontro. Inizierò io una prima parte sull'aspetto, diciamo, proprio tecnologico. E dopodiché passerò la parola a Marta che introdurrà tutti i suoi argomenti legati al pregrafismo, scrittura, prelettura, precalcolo e ci un po', diciamo così, passeremo la parola per far vedere proprio operativamente, realmente, come è possibile
come è possibile lavorare con un testo dell'infanzia all'interno del nostro ambiente, all'interno della nostra tecnologia. Vedo che ancora dei colleghi si stanno entrando, quindi aspetterei di partire con la spiegazione. Vi dirò solamente che ho creato una sorta di Menabò, diciamo così, che non è altro che un documento in PowerPoint, dove schermata per schermata vi andrò ad illustrare, insomma, un po' quelle che sono le caratteristiche del nostro testo digitale e anche all'interno del quale metterò una sorta di sitografia appunto legata a siti interessanti dove potete andare a dove vi invito ad andare a richiedere a informarvi dove magari potete richiedere il supporto. Dove è possibile scaricare materiale per le vostre lezioni, dove è possibile vedere video tutorial, insomma, materiale interessante, insomma, che all'interno di questo pomeriggio, insomma, sono punti, siti che andremo a toccare. Allora, gli utenti partecipanti stanno aumentando, quindi non mi sento di iniziare. Do una scorsa alla chat. Ok, mi sembra tutto. Siete tutti educatissimi, tutti stiamo dando del buonasera, quindi ricambio. E ecco alcune precisazioni. Allora, innanzitutto quello che vi farò vedere. Quello che vi farò vedere saranno delle slide all'interno di questo programma. Vi farò vedere delle slide con delle schermate che fanno riferimento a un test della scuola primaria. In realtà, non dovete, darci particolare attenzione perché, il senso di quello che vi andrò a far vedere non è tanto il libro in sé per sé. Quindi non è tanto il contenuto, ma il contenitore. Quindi, cosa intendo il contenitore? Il contenitore per me è il Raffaello Player, la nostra applicazione da scaricare e installare per poter visionare e fruire dei nostri testi. Quindi, che sia un testo della scuola dell'infanzia, primaria e delle medie, in realtà poco conta, perché la strumentazione è sempre quella. Ecco perché faccio una distinzione tra contenitore e contenuto, no? Quello che io adesso andrò a farvi vedere ovviamente è il contenitore, le caratteristiche del contenitore. Troverete delle schermate legate a un testo della scuola primaria, però quello è il contenuto, non è interessante, diciamo. Quello che è interessante è, ripeto, la varia strumentazione che si trova all'interno. Una seconda precisazione quindi è questa. Io questa presentazione ve la condividerò e vorrei che dopo averla letta, insomma, la condividesse voi stessi ai genitori, perché in realtà le parti in causa qua sono due. Nel parlare anche impropriamente un po' di didattica a distanza, passato in questo termine, i soggetti coinvolti non sono solamente non siete solamente voi, ovviamente voi insegnanti, ma anche tutta la parte, il lato B, che è la famiglia. Quindi ho creato e ho voluto proprio condividere questo documento in maniera tale che queste informazioni siano utili per voi per spiegare a vostra volta ai genitori come funziona un testo digitale Raffaello, ok? Dovete diventare voi stessi, diciamo, trasmettitori di informazioni. Ok, allora, bene, io direi e chiedo conferma anche al mio collega che è a fianco a me, che più o meno come partecipanti ci siamo, quindi posso iniziare, non ne dobbiamo aspettare altri. Bene.
Bene, iniziamo subito con la condivisione del mio schermo. Non mi impressionate. Ok. Inizio con condividervi, ecco, inizio proprio con quello che vi ho detto essere il mio menabò, no? Per il discorso che vi andrò ora a presentare. Parleremo oggi di didattica digitale nella scuola dell'infanzia. Quello che cercherò di trasmettervi sono delle soluzioni, degli strumenti utili, semplici, molto fruibili ovviamente, intuitivi, per realizzare per iniziare una sorta di didattica a distanza. Allora, il primo punto importante, ce ne sono due importanti. Il primo è questo, cioè voi dovete ricrearvi un ambiente dove poter condividere e quindi scambiare materiale. Può essere il vostro registro elettronico. Quindi, che cos'è un registro elettronico? È una sorta di bacheca dove appuntare, condividere a tutti i partecipanti, no? Chiamiamola della classe, un'informazione, e vedrete che tramite il Raffaello Player le informazioni in realtà diventano link web, ok? Quindi può essere un registro elettronico, può essere, non so se il vostro istituto comprensivo ha adottato soluzioni un po' più, diciamo così, più complesse, ok? Mi riferisco ad esempio a Google Classroom, a WeSchool oppure a Microsoft Teams, sono per citarne alcuni, ok? Ne stanno nascendo tantissimi di questi servizi. Diciamo che Classroom è quello che ad oggi ha una fetta, passatemi il termine, di mercato maggiore. Poi c'è WeSchool e sono certo che nei prossimi mesi sentiremo parlare tanto di Microsoft Teams, ok? Questi sono ambienti dove fondamentalmente costituiti da una sorta di bacheca dove andare a copiare e incollare testo, allegare immagini, allegare documenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Soluzioni più light, se non avete un registro, se non utilizzate un registro elettronico oppure non ve la sentite, insomma, di cimentarvi in soluzioni, ripeto, fantastiche ma anche un po' articolate, potete, tra virgolette, iniziare ad utilizzare sistemi di condivisione, come ad esempio la bacheca che si trova all'interno di Learning Apps. E quella che anche qua una bacheca di Padlet, ok? Sono soluzioni più light rispetto a Google Classroom, a questi ambienti che sono, ripeto, articolati anche con tante applicazioni integrate al loro interno, ma che comunque svolgono il loro lavoro. Padlet, ad esempio, è una bacheca che è riconoscibile grazie a un preciso link web che voi potete condividere con la classe e dove appuntare, no? Immagini, canzoni, eccetera, eccetera. Purtroppo io non posso adesso entrare, insomma, e farvi vedere come funzionano questi ambienti. Potrebbe essere benissimo un webinar creato ad hoc. Per il momento non è previsto. Quello che vi consiglio di fare per scoprire un po', come funziona questa tecnologia è di interrogare il web per seguire dei tutorial in italiano. Ce ne sono tantissimi. Se siete curiosi, di iniziare, no? Se già non l'avete fatto e volete iniziare a cimentarvi in queste logiche, allora, informatevi perché il web è un mare, come sapete, è un mare quasi sconfinato. E fortunatamente ancora non esistono fake news legate a queste informazioni. Quindi tutto quello che trovate è frutto di docenti che come voi, insegnanti che come voi, insomma, per quasi una sorta di volontariato, no? Condividono le loro conoscenze
ad altri insegnanti. Quindi informatevi, avrete insomma tantissime informazioni in merito. Quindi questa è la prima cosa da sapere, cioè creare un ambiente di condivisione. Bene. La seconda è questa. Una volta che io ho creato un luogo, una piazza dove poter parlare, scambiare informazioni, devo aprire il testo Raffaello, il testo digitale Raffaello. La prima cosa che dovete fare, che abbiate un PC, un Mac, un cellulare, un tablet, Android, eccetera, eccetera, è scaricarvi l'applicazione. All'interno, poi lo vedremo in seguito, all'interno di Raffaello Digitale c'è proprio una voce che scarica Raffaello Player, non vi potete sbagliare, in base al vostro sistema operativo andrete a scaricare la soluzione giusta, installatela e da qui inizia la vostra navigazione. E, per intenderci, una volta scaricato, installato, ecco il Raffaello Player, l'icona, ed ecco qua come compare. Insomma, adesso insomma, è una situazione un po' particolare, perché ci sono tantissimi testi subito nell'home page. Andate a consultare il menu, diviso per categorie. C'è anche una categoria proprio dedicata al mondo dell'infanzia, diviso nelle sottocategorie. Se non l'avete fatto, vi suggerisco di registrarvi, ok? Perché la registrazione vi consente insomma di avere numerosi benefici che adesso non vi sto a dire, tra cui gli aggiornamenti, eccetera, eccetera. E, bene, iniziamo subito a... Poi adesso sarò molto teorico, ma poi quando Marta mi passerà la parola, insomma, lo vedremo proprio nello specifico, in maniera operativa, come potete condividere contenuti con la vostra classe. Vedete che c'è un tasto condividi all'interno della schermata principale del libro. In questa maniera voi andrete a condividere la pagina. Così come ci sarà, e lo vedremo anche in questo caso, c'è la possibilità di intervenire nella pagina tramite un set, diciamo così, di strumentazione, tra cui la matita e anche altri oggetti geometrici, ma consideriamo oggi la matita, insomma, intervenire nel testo e poter esportare la pagina con le mie note oppure con i miei disegni, eccetera, eccetera, e condividerla con la classe, ok? Un'altra questione, poi, che adesso vi accenno così velocemente, è la questione legata alla creazione di video e delle lezioni live. Io ho diviso questa schermata in due, mettendo sulla sinistra dei strumenti gratuiti, ok, degli strumenti gratuiti utili per poter produrre delle video lezioni. Screencast-O-Matic, Cam Studio, che cosa fa? Registra tutto quello che succede all'interno del desktop, registra l'audio e, terminata la registrazione, esporta un video. Questo video poi, anch'esso, voi lo andrete a condividere con la classe. Cam Studio fa la stessa cosa, ok? Quindi anche qua tantissimi tutorial, quello che vi ispira di più come semplicità o come grafica, utilizzatelo. Insomma, questi sono i maggiori, mia conoscenza. Ce ne sono tanti altri, insomma, vi consiglio di anche qua un po' informarvi su questo genere di software, proprio creati per poter creare delle lezioni, delle lezioni asincrone. Se invece vogliamo parlare di lezioni sincrone, quindi delle lezioni in modalità live,
come quella che sto facendo io con voi adesso, ecco che potete utilizzare tanti strumenti. Noi in questo caso abbiamo utilizzato Zoom, avremmo potuto utilizzare Meet, le soluzioni all'interno di Microsoft Teams, Jitsi, eccetera, eccetera. Quindi che cosa sono queste soluzioni? Sono soluzioni per poter, una volta invitati gli studenti, i bambini, di poter, ecco, in tempo reale, poter parlare con loro e fare lezioni, eccetera, eccetera, in modo per vedersi, anche per creare degli appuntamenti, anche in modalità, chiamiamola, di intrattenimento, insomma, ecco. Quindi ecco altre due soluzioni importanti da sapere. Termino con l'ultima schermata. Insomma, tra tutte le soluzioni, insomma, che ho, che vi ho inserito, mi sento di consigliarvi, se non la conoscete, Padlet, perché Padlet è una soluzione molto intuitiva, carina graficamente, secondo me, a mio avviso, adatta anche a bambini dell'età della scuola dell'infanzia, e è una soluzione che permette di condividere tantissime, diciamo così, asset, no? Cosa si intende con asset? Si intende, io posso condividere un collegamento internet, posso condividere un'immagine oppure caricare un film, registrare la voce, caricare un audio, registrare lo schermo, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, tra tutte quelle che vi ho detto, io mi sento di consigliarvi questa, però, insomma, liberissimi di fare la vostra scelta. Allora, io adesso, in questo momento, vi ho dato un po' un'infarinata e ripeto, passerò adesso la parola a Marta per vedere nel dettaglio poi questi due strumenti che serviranno proprio, questo e questo, che serviranno proprio per poter esportare, vi farò vedere come voi, ma lo stesso bambino, possono, come voi lo stesso bambino, potete essere in grado di esportare una pagina con un disegno, con un'attività, ok? Quindi io invito Marta a intanto, allora, prima di passare la parola a Marta, voglio vedere se ci sono domande. Allora, le slide ve le caricherò. Aspetto sempre a condividervi le slide perché magari solitamente succede che, insomma, al termine di un webinar possono nascere delle osservazioni che interessanti che poi decido di inserire direttamente nella slide. Quindi ho sempre aspettato a condividerle proprio per integrarle successivamente con delle no osservazioni interessanti. Quindi, però, comunque, sicuramente le andremo a condividere. Padlet a pagamento, nulla di quello che vi ho detto, mostrato è a pagamento. Quindi Padlet, allora aspettate. Allora, Padlet non è a pagamento fino alla creazione di tre, chiamiamole, bacheche. Ok? Dopodiché diventa a pagamento. Ok? Però vi posso assicurare che ecco, insomma, potete fare tanto, ecco, con queste tre bacheche, ok? Quindi, ecco, diciamo che nella versione base, non è pagamento, poi diventa. Screencast-O-Matic Cam Studio è completamente open source, quindi è proprio gratuita, così come Screencast-O-Matic, Google Meet e Microsoft Teams dovete avere, ecco, non è a pagamento, ma per utilizzare Google Meet dovete avere un account Google. Poi qua vedete voi se
dover passare dei dati a Google può essere una sorta di pedaggio, oppure no, però non bisogna sforzare nulla, ecco, si danno dei dati, quindi a voi la valutazione. Allora, questo risponda a Vittoria Bruno. C'è qualche link per registrare la nostra presenza a questo webinar o vale l'iscrizione fatta precedentemente? Allora, non richiediamo link per confermare la presenza. Parlando di registrazione, vi posso dire che questo webinar verrà registrato e quindi potrete rivedervelo in seguito. Cortesemente, può ripetere dove registrarsi? Certamente. Allora, lo faccio subito. Ok, allora, questo è uno dei siti che vi sarei andato a far vedere, a Raffaello Digitale. All'interno di Raffaello Digitale, vedete, c'è Registrati. Voi qua effettuate la vostra registrazione, dopodiché scaricate Raffaello Player e andate a inserire, adesso perché qua mi sono già loggato, iniziamo a usare anche i termini. Quindi accedi, io adesso ho un account nostro interno. Bene, mi dice ciao docente, perché è un account fantoccio, diciamo così. Se condivido immagini o video dei bambini, c'è la necessità di una liberatoria particolare? Allora, se queste immagini o video dei bambini rimangono nella classe, no. Se invece devono uscire, sì. Se devono uscire dall'ambito della comunità, chiamiamola così, della classe, sicuramente sì. Quindi, ecco, online, siti web, sicuramente sì. Video, adesso facciamo un video e poi lo facciamo girare tra i compagni all'interno delle altre classi? Sì. Quando provo ad aprire un libro a Raffaello mi chiede un codice, giusto? Bene, che lo faccia. La modalità digitale esiste anche del libro. Mi preparo a leggere, scrivere, contare. Grazie, adesso andiamo a vedere. Screencast Omatic cattura l'audio di un video che io visualizzo sullo schermo? Sì. C'è anche la versione a pagamento più completo, che è grazie Livia. Quindi c'è anche da dire questo, che fino a qualche anno fa questi software erano completamente gratuiti, adesso invece, insomma, stanno rilasciando versioni light, gratuite e quelle un po' più complesse a pagamento. Posso creare contenuti su Padlet e condividere su Zoom? Certo, può fare anche il contrario, creare contenuti su Zoom e condividerli su Padlet. Allora, Raffaello Player è gratuito. Quando i bambini rimandano il compito, lo possiamo vedere solo noi, lo può vedere tutta la classe? Dipende, è possibile decidere di condividere il compito in tutte e due le maniere. Allora, in attesa di Marta, io andrei avanti Ok, andrei avanti e vi farei vedere la prima delle due operazioni di condivisione. Cioè stiamo parlando di questo, condividere una pagina. Ok, quindi immaginiamo la situazione. Allora, innanzitutto andiamo a cercare un testo che so che Marta anche andrà ad utilizzare durante la sua spiegazione, che è Un viaggio da grandi. Quindi un viaggio da grandi, io ricordatemi, mi sono registrato, ok, importante, un viaggio da grandi.
Già io ho inserito il codice, ma adesso tolgo un attimo la condivisione. Il codice è facile da trovare. Allora, questo è il testo Un viaggio da grandi. Il codice si trova qui. Ok? Quindi vado a condividere di nuovo lo schermo. Sarei andato a scrivere il codice qua dentro. Ok, l'ho fatto per Un viaggio da grandi e sono andato ad aprire. Apro il testo e scelgo una pagina. Questa è una delle pagine che poi Marta vi andrà a far vedere. Ecco, questo è un po' l'ambiente del Raffaello Player, cioè viene data la possibilità, diciamo così, di stampare la pagina vuota, possibilità di mettere tutto schermo. In realtà la strumentazione è molto semplice, cioè abbastanza standard rispetto anche ad altre applicazioni simili. Insomma, c'è lo zoom, la possibilità di scorrere le pagine come miniature, doppia e singola pagina, ok? La possibilità di allegare all'interno della pagina stessa delle immagini, dei video, eccetera, eccetera. E qua c'è tutta la strumentazione, per poter intervenire all'interno dello schermo, della pagina stessa, insomma, ecco. Allora, prima cosa. Bambini, mi raccomando, per domani completate le attività di pagina 40. Okay? Questo è il messaggio. Quindi, che cosa faccio? Io vado, apro il testo, vado nella pagina dell'attività e faccio questo. Clicco, se guardate in basso, nella parte inferiore, clicco il tasto Condividi. A chi vuole condividere la pagina, uno studente. Abbiamo anche una possibilità di poter linkare direttamente la pagina all'interno di Classroom, Microsoft Teams, addirittura su WhatsApp. Facciamo che creiamo un web link. Che cos'è il web link? Il web link è questo, cioè io ho generato che cosa? Questo. Ho generato un link che una volta copiato e incollato nel registro, nella bacheca, diventa interattivo. Cosa vuol dire? Che una volta cliccato, vedete che mi si apre una pagina. I tempi di attesa dipendono tempi di attesa dipendono anche dalla velocità di connessione. Comunque, una volta aperta, fatto doppio clic, lo studente viene reindirizzato direttamente nella pagina, che abbiamo selezionato. Bene, nel frattempo si vede che oggi, insomma, durante, ecco, eccola qua. Ecco la pagina che abbiamo selezionato. Quindi, condividere un link vuol dire condividere la pagina che voi state guardando, ok? Utilizzando questo strumento andrete a generare un link. Vi basterà incollarlo dove volete voi e una volta cliccato lo studente, previa ovviamente connessione internet, verrà ecco, fatto atterrare all'interno della pagina, ok? Un secondo strumento che è utile a voi, ma anche allo studente, è questo, lo strumento stampa. Avete dato questa attività da fare, potete magari, che ne so, utilizzando lo strumento penna, scelgo la punta, la dimensione della punta,
e ho una piccola tavolozza dei colori, scelgo questo viola. Ecco, faccio vedere che cosa deve fare lo studente, o lo studente mi fa vedere l'esercizio svolto. Vado a cliccare stampa, stampa con appunti, giustamente, perché sono nella versione online. Ok. Quindi, ok, eccoci qua. Apro stampa, stampa con appunti. Posso decidere di salvare questa pagina, a parte la posso stampare ovviamente perché mi parte la funzione stampa, ma posso decidere di salvarla come PDF. Quindi faccio salva, lo chiamo esercizio pagina 40. Ok, chiudo. E a questo punto, nella mia cartella dove ho deciso di salvare il file, ho questo PDF. Ora questo file io lo posso, con l'attività, diciamo, lo posso condividere allo studente, così come lo studente lo può condividere all'insegnante, ovviamente inviandolo all'interno dell'ambiente, ok? Quindi vi ho fatto vedere queste due funzioni che sono insomma molto interessanti e permettono dei primi passi verso la didattica a distanza. E, bene, a questo punto io invito Marta a collegarsi. Ok. Buonasera a tutti. Perfetto. Bene, quindi adesso Marta lascio la parola, interrompo la condivisione, lascio la parola a te e poi ecco, io sono sempre al tuo fianco, diciamo, virtualmente, e seguirò la chat. Quindi vuol dire che se ci sono domande, se ci fossero domande, insomma, rispetto ai tuoi contenuti, io mi permetto di interromperti e di tirartela. Perfetto. Ok? Allora, io innanzitutto saluto tutti i presenti e vi dico che quello che volevamo fare oggi era questo, era far vedere come effettivamente, vista la situazione purtroppo attuale in Italia, visto che non essendoci per il momento un lockdown, soprattutto che riguarda la scuola dell'infanzia, però in realtà ci sono classi, sezioni in quarantena, no? Ci alterniamo, questa è la realtà. E quello che volevamo fare, l'obiettivo proprio era questo della Raffaello oggi, era quello di farvi vedere che nonostante magari una chiusura breve di 15 giorni per quarantena, una sospensione quindi dell'attività didattica in presenza, è possibile tramite un libro digitale e tramite una lezione sincrona continuare l'attività didattica. Noi sappiamo che rispetto al lockdown di marzo la situazione si è modificata, quindi anche nella scuola dell'infanzia si parla di LEAD come una questione in realtà quasi obbligatoria. Non siamo effettivamente obbligati, ma c'è scritto sul piano didattico digitale, scusate, a livello nazionale, che noi dobbiamo comunque garantire un orario di lezioni che poi dopo è stato deciso in consiglio d'istituto e in collegio dei docenti. Allora, quello che io vi faccio vedere condividendo lo schermo, vado insomma abbastanza veloce per riuscire a trattare tutti gli argomenti. Avevo ovviamente messo un'introduzione su quella che è la didattica digitale per la scuola dell'infanzia. La didattica digitale si fa attraverso un libro digitale, ma prima di tutto si fa attraverso la lezione sincrona, in cui l'insegnante purtroppo deve un po' modificare quello che è il suo approccio, quello che è la sua didattica convenzionale. Nel documento, se non l'avete ancora letto, io ve lo consiglio, sui LEAD, che è stato redatto dalla Commissione 06 e mi sembra sia datato 6 giugno 2020. Si parla proprio dell'importanza di continuare ad essere presenti, nonostante purtroppo le chiusure. Ci vuole quindi la creazione di un ambiente di relazione che superi la distanza, questo viene detto. E c'è scritta un'altra cosa molto importante, un patto tra scuola e famiglia. Quello che
ha già trattato Paolo dicendo proprio che l'insegnante deve mettersi in collegamento anche col genitore. Per noi che abbiamo bambini piccoli è anche più importante. Ovviamente ho inserito qui una tabella molto semplice scandendo proprio tutti i prerequisiti per il passaggio alla scuola primaria. Perché? Perché rifacendomi al libro digitale Un viaggio da grandi, che è un precalcolo, apertura per scrittura, scritto da Chiara Santoni, dove trovate anche delle attività a carattere montessoriano, ovviamente parlo della parte teorica e della parte pratica che si fa prima di accedere al libro, che poi risulta essere l'ultimo, diciamo, l'ultimo step nella fase di apprendimento, e quindi vi ho inserito quelli che sono i prerequisiti per il passaggio alla scuola primaria nel caso in cui vi troviate a lavorare ovviamente con un gruppo di 5 anni. Noi sappiamo che dovete fare dei gruppi piccoli, quindi all'incirca 4-5 bambini, e un consiglio che io vi do: ovviamente dovreste toccare tutti i prerequisiti, ma basandovi sul gioco. Infatti quello che io ho fatto, poi magari i prerequisiti li rivediamo nell'attività pratica proprio, no? Infatti quello che ho fatto, ho diviso proprio tre ambienti nella lezione sincrona: una che tratta il pregrafismo, una che tratta per scrittura e prelettura, una che tratta il precalcolo e la logica. Questo per affrontare tutti gli argomenti e quindi tutti i vari step per l'apprendimento. Quello che ho scritto su ciò che occorre è secondo me importante, perché è quello che dicevo prima, il patto scuola-famiglia. Io faccio una lezione sincrona, entro ovviamente in casa di una famiglia e devo mettere prima di tutto in condizione il genitore di sapere che ho bisogno di collaborazione. Quindi devo avere degli strumenti che sono ovviamente rintracciabili in casa. Non devo pretendere che il genitore abbia una strumentazione tipicamente scolastica. Devo avvisare il genitore che probabilmente ci sarà un po' di disordine, sia a casa mia come insegnante o se sono a scuola, sia probabilmente a casa del bambino. Bisogna sostenere il gioco e guidarlo, perché noi sappiamo che i bambini apprendono attraverso il gioco, quindi è importantissimo che questo passi al genitore. Se noi, faccio un esempio sciocco, facciamo dividere in sillabe una parola ed ogni pezzettino della parola è un salto a piedi uniti, quello sì è un gioco, ma in realtà è apprendimento. Quindi questo passaggio spesso è difficile per un genitore che ovviamente, diciamo, fa tutt'altro lavoro e ha tutte altre competenze rispetto a quelle di un insegnante. Poi dobbiamo far capire ai genitori che ci vuole un tempo prolungato per giocare, che non va interrotto il gioco continuamente, ma anzi va prolungato il gioco, perché dobbiamo lavorare sulla capacità di mantenere l'attenzione costante, che è una problematica enorme nei bambini di oggi. E quello di creare uno spazio che sia lo spazio della nostra lezione sincrona, quindi come insegnante, e lo spazio della lezione sincrona del bambino. Infatti qui, quando iniziamo la nostra lezione anche da casa o comunque anche non in presenza con il calendario, perché ho messo proprio il setting d'apprendimento anche a casa, no? Noi sappiamo quanto è importante l'ambiente d'apprendimento, e anche l'insegnante deve strutturarsi un piccolo ambiente che ricordi la scuola, perché comunque attraverso la telecamera il bambino percepisce questa situazione. Ho riportato qui il calendario del camaleonte, perché ovviamente a scuola lavoriamo con il calendario e la filastrocca del camaleonte che avevo inserito nella guida Educare, Imparare, Crescere. Che cosa è successo però? Che il calendario ovviamente era lineare, era molto lungo. Quando mi sono ritrovata con il lockdown di marzo, ho pensato di sostituirlo con un calendario circolare che i bambini ovviamente potevano ricostruire a casa, e quindi la lezione si sarebbe aperta sempre con il calendario. A turno, un bambino alla volta avrebbe ovviamente girato la freccia, avrebbe detto che colore il camaleonte diventa quel giorno e come si chiama il giorno della settimana. Quindi è un modo molto semplice in realtà per riportare una delle routine fondamentali della scuola anche a casa.
Vi dico subito, perché sennò magari dimentico, i materiali come il calendario circolare con il camaleonte e la freccia, poi li trovate già caricati in studio casa, quindi li potete scaricare e ovviamente, se vi fanno comodo, riutilizzarli. Quindi poi magari Paolo vi spiega un attimo dove. Intanto vado avanti. Poi questo è il discorso della divisione, no? Vi avevo detto tratteremo pregrafismo, prelettura, prescrittura e precalcolo. Allora, per quanto riguarda il pregrafismo, che poi la pagina d'esempio che vi ha fatto vedere Paolo prima, no? del precalcolo stesso che andiamo ad affrontare. Allora, tutto quello che voi andrete poi a far fare ai bambini sul libro è, diciamo, l'ultimo step. Noi prima abbiamo una preparazione che riguarda una presa di coscienza a livello corporeo del bambino. Per quanto riguarda il pregrafismo, io vi do delle idee, sono veramente delle idee, degli input, per poi passare dalla pratica e dalla percezione corporea, al libro, quindi alla pagina del libro. Per quanto riguarda il pregrafismo, per esempio, un gioco molto utile da fare a casa e anche semplice, che non richiede un impegno enorme da parte di... con il quale costruire percorsi, per esempio, non lo so, fatti di linee, potrebbe essere all'inizio una semplice linea retta, potrebbe essere una linea zigzag come quella della foto, oppure potrebbe essere anche un vero e proprio percorso, quindi lo spazio delimitato da due linee rette. Possiamo camminare a piedi nudi, perché è importantissimo la percezione del suolo, quindi è fondamentale proprio lasciare la possibilità ai bambini di camminare a piedi nudi. Quindi potrebbero camminare a piedi nudi mettendo un piede davanti all'altro sulla striscia, sia in avanti sia all'indietro. Potrebbero, per esempio, camminare lasciando la striscia in mezzo. Potrebbero, ovviamente, anche se abbiamo il discorso delle due linee parallele, camminare nello spazio interno alle linee senza uscire dai lati. In questo caso, io, per esempio, consiglio sempre di, e questo è l'aspetto del gioco che dicevamo prima, di inventare, no? Di dare proprio lo spunto alla fantasia del bambino. Quindi, per esempio, quando faccio percorsi dove non si può uscire a destra e sinistra, dico che, per esempio, stiamo camminando su un ponte levatoio e magari dobbiamo entrare in un castello e sotto ci sono i coccodrilli. Perché questo? Perché il creare un'atmosfera creativa, ma anche ovviamente coinvolgente, permette un'attenzione maggiore da parte del bambino nel portare a termine il compito. Quindi questa è una cosa fondamentale. Questa è un'idea, ovviamente. Per esempio, quando camminiamo a zigzag, potrebbe essere invece un discorso di sei, non so, una macchina, e devi fare attenzione a non andare a sbattere, quindi ci sono delle curve, eccetera. Un altro gioco interessante è quello di tenere in equilibrio, per esempio, un oggetto, un bicchiere di plastica con poca acqua dentro. Poca, perché magari se no succede un disastro, oppure anche un cucchiaio con una pallina che può essere tenuto in mano, e arrivare alla fine del percorso con, ovviamente, senza aver versato l'acqua e senza aver fatto cadere la pallina, potrebbe magari avere anche un piccolo premio. E questa è una cosa che potreste anche consigliare ai genitori, soprattutto di quei bambini che si rifiutano o che magari sono un po' svogliati o che magari hanno bisogno proprio di un incentivo per fare. E poi, per esempio, una cosa carina è anche disegnare, sempre con lo scotch carta, percorsi a terra e farli fare con la macchinina, mantenendo sempre però la direzionalità dello scrivere, cioè da destra a sinistra. Stessa cosa facendo roteare una pallina, però non spingendola, ma facendola scivolare tra le dita. E questo serve soprattutto per anche la coordinazione e la percezione sensoriale della mano. E questo quindi è molto importante come preparazione. Questi sono tutti esercizi che io vi ho messo proprio per, diciamo, un input anche motorio della lezione sincrona. Un altro gioco molto carino, che poi trovate sempre caricato in studio casa, è i giochi con il dado dei tratti. Allora, è molto semplice, perché questo dado può essere costruito con un po' di colla, può essere inviato ai genitori in allegato sia nel registro elettronico che nella mail, eccetera. I genitori possono costruirlo e quindi si può giocare in sincronia insegnante-bambino.
Per esempio, potete lanciare voi il dado, a seconda del tratto e del colore che esce, far disegnare i bambini da casa, oppure dare la parola ogni volta a un bambino. Quindi a giro ogni bambino tirerà il suo dado e ogni volta si disegnerà un tratto diverso. Questa esperienza io l'ho fatta con bambini di 4 anni, quindi anche piuttosto piccoli, però devo essere sincera che è stato molto bello, soprattutto il risultato finale, perché loro avevano davanti un foglio A4. Alla fine del gioco noi avevamo creato delle vere e proprie opere d'arte, un po' alla Toulé. Quindi secondo me potrebbe essere molto carino e potrebbe essere anche una cosa utilizzata anche a scuola, in contesto scolastico, per stimolare anche qui i bambini che magari messi davanti a un tracciato di pregrafismo potrebbero insomma avere delle difficoltà o essere presi dalla noia. Quindi potrebbe essere un'alternativa. Qui avrei lasciato la parola a Paolo Giuliani per la pagina dei tratti, però adesso non so se Paolo vuole intervenire, se no posso continuare perché avete benissimo visto come la parte del pregrafismo può essere utilizzata sia tramite libro digitale, sia magari inviate la pagina ai genitori, i genitori la stampano e i bambini ovviamente come ultima prova si trovano a fare gli stessi tratti su cui avete lavorato. Quindi sento Paolo, vuoi intervenire? Oppure no, vado no, ho detto tutto quello che dovevo dire, mi scuso se l'ho detto in anticipo, però puoi andare Marta. Sì, insomma, sì, uguale, puoi proseguire. Ok, allora andiamo avanti e andiamo sul discorso della prelettura e prescrittura. Allora, sui prerequisiti ovviamente avevo messo proprio il discorso della percezione sonora, che è molto importante, la discriminazione sonora. Noi dobbiamo giocare tantissimo con i bambini di 5 anni, a prescindere da LEAD o lezione in presenza, con i suoni e con le sillabe. Si parte sempre dal gioco in sillaba, quindi dobbiamo comunque utilizzare la divisione in sillabe. Successivamente, quando questa è stata appresa, passiamo al suono, al fonema. Qui ho proposto una serie di giochi e la schermata che vedete è molto semplice, è quella che ho utilizzato in lezione sincrona, anche questa trovate in allegato in studio casa. Che cosa sono? Praticamente sono semplicemente delle letterine, le fate stampare anche ai bambini. Io ho ritagliato e messo dietro ad ogni letterina un pezzettino di cannuccia fissata con lo scotch. Questo perché? Perché le utilizzavo sia io, sia quando, tra virgolette, rovesciavo la classe, quindi un po' di flipper classroom durante la lezione sincrona, davo la parola magari ai bambini, erano loro a dirigere il gioco. Se io alzavo la letterina A, ovviamente loro dovevano associare alla lettera il suono. Logicamente questo si fa nell'ultima fase, quando cioè la percezione sonora è già fissata e quindi possiamo iniziare a parlare di prelettura associata alla prescrittura. Quindi il bambino comincia anche a discriminare la forma della lettera e quindi associa la forma della lettera al suono. Può essere anche molto carino a quel punto fare il gioco. Per esempio, alzo la lettera A e chiedo ai bambini: che letterina è? A. Allora, cercate a casa qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto che inizi per A. Quindi a questo punto inizia la caccia al tesoro. È un gioco che ai bambini piace tantissimo e vi troverete a giocare con le lettere in maniera molto coinvolgente. Vi faccio proprio un esempio. Un bambino con la P ha messo davanti la telecamera il papà. L'ha andato a prendere mentre lavorava nello studio nell'altra stanza e l'ha messo davanti alla telecamera dicendomi: questo è papà, inizia con la P. Quindi ecco, il coinvolgimento è totale. Ovviamente è un modo proprio per mantenere nei bambini alta l'attenzione. Un'altra cosa molto carina è un passo ancora successivo. Io ovviamente ve l'ho messi in fila, no? A livello proprio di gestione e di sequenzialità d'apprendimento. Il gioco dei cartellini, e impariamo a leggere. Allora, questi cartellini sono facilissimi da fare con un pezzettino di carta rettangolare e si piegano a metà. Quando i bambini hanno la consapevolezza fonetica di tutti i suoni, o quasi tutti, partite sempre dai labiali, partite insomma da quelli più facili, no? Proprio a livello sonoro, quelli più percepibili, il termine giusto.
Una volta che siete arrivati a questo, potete proprio costruire questi cartellini e mettendoli, inizialmente fate vedere la consonante, in questo caso io ho messo la B, poi aprite il cartellino e fate vedere la A. A quel punto c'è la fusione, è una prima forma di lettura. Non tutti i bambini alla fine dei 5 anni riescono, però è interessante vedere come già c'è un primo approccio a una lettura. Ed è in realtà divertente anche questo, perché magari logicamente c'è un discorso proprio sonoro simpatico e si può anche a questo associare successivamente, se la sillaba è ba, dimmi una parola che inizia con ba e da lì inizia un altro gioco, quindi potrebbe essere l'incipit poi per cambiare gioco. Ho riportato anche sotto il gioco del fiore montessoriano che è inserito proprio, che Chiara ha inserito nel libro. Perché? Perché il fiore è strutturato, ha proprio questa struttura, cioè noi ruotiamo, una volta montato con il fermacampione, ruotiamo la consonante che si associa a tutte le vocali contenute nei petali del fiore per formare proprio la sillaba. E questo è molto utile perché? Perché comunque all'aspetto di gioco anche in questo caso, anche se in realtà è un apprendimento abbastanza complesso. Questo che invece ho riportato qui è un altro aspetto della prelettura e della prescrittura e anche in parte della logica, è la capacità di utilizzare storie in sequenza. Le storie in sequenza sono utili soprattutto se avete purtroppo, se vi trovate purtroppo a dover fare lezione sincrona, perché la lettura di storie spesso, se la linea non funziona, eccetera, può essere un po' complicata. In diretta vi parlo, forse conviene registrarsi mentre si legge il libro e poi condividere il video, questo per esperienza personale. Quindi invece in questa maniera le storie in sequenza, queste due sono semplicissime e anche queste le trovate da scaricare in studio casa, rappresentano due semplici storie. Io consiglio di colorarle, ritagliarle, attaccare anche su queste, sul retro, possibilmente qualcosa per tenerle, quindi un pezzettino di cannuccia, e poi raccontare attraverso le immagini la storia. Ci sono vari giochi, ovviamente prima la dobbiamo raccontare mostrando la giusta sequenzialità delle immagini. Successivamente possiamo farla raccontare ai bambini nel momento in cui abbiamo condiviso magari le schede e i bambini le hanno preparate a casa. Oppure possiamo fare dei giochi, raccontare la storia sbagliando l'immagine, oppure raccontare la storia ma non mettendo le immagini nella giusta sincronia, quindi nella giusta sequenza, quindi a caccia dell'errore. Però è molto utile perché sono storie brevi, si sviluppa il lessico, si sviluppa la capacità logica, si sviluppa anche proprio la capacità mentale organizzativa e anche la memoria, perché per esempio io questo gioco l'ho fatto anche a distanza di qualche giorno, quindi ve l'ho lette la settimana scorsa, ve le rileggo oggi, anzi vi dico raccontamela senza dare l'input. Questo proprio per vedere la capacità di memorizzazione, perché anche la memoria, come l'attenzione, è una di quelle capacità che nei bambini di oggi va più in difficoltà, è messa a dura prova. Quindi utilizzare una cosa del genere, che ha una forma ovviamente di gioco, per sviluppare le capacità amnestiche potrebbe essere molto interessante, soprattutto in una lezione sincrona. A questo punto passo la parola a Paolo, che vi fa vedere una cosa molto interessante, vi fa vedere una pagina del precalcolo, quindi nel libro digitale in questo caso, dove in una pagina di prescrittura noi possiamo vedere anche un breve video di come la lettera viene scritta nella maniera corretta. Adesso magari lo avvia Paolo. Questo perché? Questo soprattutto perché può essere molto utile da condividere per i genitori. Come dicevo prima, un genitore non ha le nostre competenze da insegnante, quindi magari potrebbe andare in difficoltà di fronte a una pagina come questa. Con un micro video di 5 secondi, per tutte ovviamente le lettere, noi diamo al genitore già
un ottimo aiuto, secondo me. E quindi lo leviamo un po' dall'imbarazzo, no? Non lo mettiamo in difficoltà. E anche queste pagine, come Paolo ci mostra, possono essere condivise, scritte. Se vuoi dire qualcosa, Paolo, vai te, anche se sei più tecnico. Ci sei? Se no vado io. Sì. No, ho detto tutto prima, quindi io faccio un po' vedere mentre tu vai avanti, insomma, dai. Ok, perfetto. Quindi questo è. Poi, tornando invece a noi, a questo punto, dopo la prelettura, rimane da affrontare il discorso del precalcolo. Allora, Marta, per condividere il tuo schermo, clicca condividi schermo. Adesso sto condividendo il mio per passare... Sì. Ok. Eccomi, ok. A posto? Passare... Sì, sì, tutto sì, ok. A posto. Bisogna passare all'ultimo step, che è quello del precalcolo. Allora, è una cosa, anche qui io ho lavorato e giocato con i bambini sempre, partendo innanzitutto da caccia al tesoro, quindi per esempio dicevo cercatemi tre pennarelli, portatemi, non lo so, due arance, sempre con il discorso mi devo accordare prima con la famiglia. Poi un'altra cosa importante, sono passata per esempio a giocare con le mani davanti allo schermo, perché le prassie, associare la prassia della mano ad un numero era molto importante. Quindi sono passata magari dal mostrare le mie mani e chiedere che numero è. Tutti i giochi che in realtà si possono tranquillamente fare sia in presenza scuola sia in lezione sincrona, senza problemi. Per aiutarli ho creato questa pagina semplicissima di numeri e pallini. Perché? Perché ho lavorato con il gruppo con cui tutt'oggi lavoro e hanno 5 anni, ho lavorato partendo da 3 anni con il subitizing, quindi con l'associazione numerica immediata, che fino al 3, sì, fino al numero 3 e numero 4, diciamo che è naturale e quindi è immediata. Non abbiamo bisogno di contare per capire che questi qui sono 4 pallini. Ovviamente qui io ho messo fino a 9 pallini, ma i bambini è normale che quando superano il 5 solitamente debbano contare. Però lavoro con l'associazione proprio logica, come un po', se voi pensate, per chi la conosce, la linea del 20 del Bertolaso, la stessa cosa. Tiro su 3 tasti e immediato che quello è il numero 3. Quindi questa è un'associazione di immagine e numerica. Questi numeri che vedete, che trovate sempre in allegato, da scaricare, praticamente vi ho lavorato come ho lavorato con le lettere, li ho tagliati, ho messo un pezzetto di cannuccia sul retro e le ho inviati anche al bambino, in modo tale che anche il bambino la settimana dopo li avesse. Quindi abbiamo giocato a mostra un numero con la mano e indovina per le prassie, indovina il numero che io alzo e dimmelo, oppure indovina il numero di pallini, prova a scriverlo su un foglio, poi lo alzi e me lo fai vedere sulla telecamera, per esempio. Oppure associa cifra numerica e quantità. Quindi, per esempio, facevo anche ovviamente dei scherzi, tra virgolette, mettevo magari il numero 6 e il numero e magari mettevo 3 pallini e dicevo dov'era l'errore. Una cosa, ho messo sempre anche un 1 e un 2 rossi per un semplice motivo, perché lavoro sul calendario con la doppia cifra, quindi dal 10 in avanti, con la cifra davanti, quindi l'1 o il 2 o il 3 nel caso del 30 come oggi, con la cifra rossa perché è più importante, vale di più. Quindi perché già li prepariamo in un certo senso a quello che sarà il passaggio al sistema del metrico decimale. E una cosa importante è che anche per quanto riguarda il precalcolo è importante giocarci, perché l'approccio alla matematica più è ludico più viene diciamo apprezzato, perché sennò c'è proprio questa sorta di... astio quasi per la matematica, molto più forte rispetto invece all'approccio alla lettera e al suono fonetico.
E per questo sinceramente ho costruito a casa nel periodo del lockdown un personaggio con i materiali di recupero, un fenicottero. L'abbiamo chiamato, l'ho chiamato il fenicottero contatore. Ovviamente loro, siccome aveva un calzetto, quindi loro non vedevano la mia mano, quindi loro erano convinti che era il mio amico che stava lì con me, non parlava, ma quante volte batteva il becco dovevamo indovinare. Aveva il becco molto duro, automaticamente quante volte batte il becco sulla scrivania, io devo indovinare. E quando indovinava, il fenicottero era molto felice. Quindi questo per farvi capire che fondamentale sempre e comunque quando si lavora con bambini è proprio l'approccio ludico, per far anche arrivare concetti che sembrano anche difficili, ma attraverso il gioco il bambino riesce a fare tantissimo. A questo punto mostriamo Paolo la pagina per quanto riguarda il precalcolo, semplicemente per far vedere che possono tranquillamente operare come hanno fatto con la prelettura e la prescrittura anche con i numeri. Quindi qui c'è un'associazione di quantità, devono contare, possono ovviamente giocare anche i bambini inizialmente a scarabocchiare con il tablet. Come dicevamo l'altra volta con Paolo, c'è la possibilità ovviamente anche con il touch, se avete un tablet, quindi il bambino può provare sbagliare tranquillamente, poi magari quando è convinto e ha diciamo acquisito la fiducia soprattutto, no, in se stesso, magari la pagina viene stampata dal genitore e viene compilata con la matita, quindi si può tranquillamente giocare. A seconda poi ecco ci sono vari strumenti, quindi il bambino sicuramente da questo punto di vista sarà molto stimolato e molto divertito. Poi c'è anche per esempio un discorso di logica, che anche quello con il touch secondo me può essere molto carino, che è l'ultima pagina, Paolo, quella che volevamo far vedere. Ah, qua si può colorare, qua possiamo colorare i pallini a seconda della quantità, e questa è l'ultima pagina di logica dove per esempio può fare un'associazione tra l'animale e l'ombra, e semplicemente questa con il tratto e il touch è immediata. Può farla più volte, quindi può sbagliare tranquillamente. Quindi questa sicuramente è molto utile. Quindi se c'è l'errore ovviamente si può cancellare e riprendere dall'inizio. Esatto, possono essere cancellate e quindi ricomincia. La possibilità di rifare per il bambino è molto importante, perché comunque gli dà la possibilità appunto di sviluppare una buona autostima, che è una cosa fondamentale. Allora, torno io un attimo semplicemente per concludere. Semplicemente per concludere. Se poi ci sono domande, dite tranquillamente. E qui ribadisco che la cosa importante non è tanto che ad ogni bambino debba essere insegnato, quanto che ad ogni bambino debba essere dato il desiderio di imparare. Quindi questo è l'augurio più grande che vi faccio, di riuscire a passare questo desiderio. In qualsiasi modo purtroppo ci ritroviamo a fare scuola oggi. Passo la parola a Paolo, se ci sono domande io per il momento ho finito. Ok, sì. Abbiamo risposto un po' anche grazie ai colleghi a delle domande un po' più didattiche. Invece prima di chiudere, ricordandovi che del webinar della settimana prossima, dove magari per quanto riguarda la mia parte andrò a dire un'altra parte, andrò a condividere altre informazioni legate al progetto Studi a Casa. Allora, la prima cosa che è nata anche dalla chat è questa: l'attestato di partecipazione vi verrà inviato in settimana. Queste slide le ritroverete all'interno del sito Studio a Casa, dove Marta ha, vi faccio vedere proprio velocemente. Questo sito lo andremo a scoprire, diciamo, la settimana prossima. All'interno del portale Raffaello Scuola, ok, andate a cliccare nella sezione Studio a Casa, che è una sezione che è stata molto utilizzata durante il primo lockdown.
perché abbiamo pubblicato tanto materiale, tanti webinar, eccetera. E, ecco, scuola dell'infanzia. E ecco qua il materiale che Marta ci ha consegnato, oltre ad altri materiali, per la condivisione. All'interno, di questa pagina io, troverete un PDF, non un PowerPoint, ma un PDF con le varie schermate, che vi ho presentato. E sempre all'interno di Studi a casa, però nella pagina formazione, troverete anche il link per poter rivedere questo evento. Ok? Questo evento, e andremo a inserire anche il successivo, il prossimo. Quindi tutti gli eventi sono registrati così da poterli rivedere anche con comodo, no? Per ripassare certi argomenti. Allora, io ho terminato e... Volevo dire una cosa, se Sì. no, guarda, volevo avvisare anche le colleghe che caricata in questa parte c'è anche, oltre al materiale che hanno visto nelle slide, quindi che io ho utilizzato e fornito per le lezioni sincrone, anche del materiale sull'inverno, sul Natale, delle idee. Questo perché? Perché nel caso in cui vi troviate proprio a dover, tra virgolette, chiudere per quarantena in questo periodo che noi sappiamo essere molto frenetico a scuola, magari avete delle idee, qualcosa da poter vedere. Quindi volevo avvisare perché mi ero dimenticata prima. Ok, quindi diciamo Marta che è tutto, e salutiamo chi ci ha seguito. E io vi ringrazio anche insomma, della vostra presenza all'interno della chat. Abbiamo provato a rispondervi, però siete stati veramente tanti a scrivere. E vi rimandiamo a questo punto alla prossima data, che se non sbaglio, Marta me lo ricorda, è il 10? Sì, 10 dicembre. E quindi, ok, grazie di tutto e buon proseguimento di giornata, buona serata. A buona serata, arrivederci, voi. grazie.